pronti, via! Eccoci qui e siamo di nuovo con i nostri test dei multiple flight mode. Andiamo immediatamente a testare il prossimo multiple flight mode, che è il Tap Fly, in tutte le sue interessantissime funzioni. La prima delle funzioni che ho intenzione di farvi vedere è la Forward, quindi il Tap Fly classico che era stato implementato fin dall'inizio, che ci permette di puntare su un punto all'orizzonte, dare il go e il drone comincerà a muoversi in quella direzione seguendo solo ed esclusivamente una linea retta. Se noi però andiamo a ruotare il drone a destra o a sinistra tramite lo yaw, vedete che non manterrà la direzione dritta ma andrà a spostarsi nella direzione in cui stiamo puntando, quindi non è in realtà una vera e propria spider cam. Per ottenere questo effetto spider cam utilizzeremo la seconda delle opzioni. Vi faccio vedere, gli do uno stop, me ne ritorno un po' più in qua, ripigio il nostro tap fly e gli vado a dare quella che è la mia preferita, ovvero l'opzione free. L'opzione free ci permette di puntare un punto all'orizzonte, dargli go, decidere con questa levetta avanti sulla destra la velocità di crociera da seguire, ma attenzione perché qui possiamo ruotare il nostro mezzo e la nostra telecamera senza dover cambiare la rotta, quindi avremo una vera e propria spider cam che ci permetterà di ruotare in tutte le direzioni che vogliamo, ma mantenendo sempre lo stesso punto di riferimento di direzione. Quindi il drone continuerà ad andare dritto per la sua direzione. Ok, stop. Ruoto verso di là il nostro drone e vi faccio vedere l'ultima delle tre impostazioni tap fly, che è quella backward. È abbastanza intuitivo il fatto che dica backward, vuol dire che va all'indietro, quindi io pigerò backward, gli darò l'ok, punterò un punto all'orizzonte, una volta che gli do il go lui non farà altro che iniziare a venire verso di noi all'indietro, quindi una fantastica ripresa in backward che ci permetterà di riprendere al contrario queste scene che vogliamo andare a riprendere. Possibilità di spostare ovviamente il tilt, ma se andiamo a dargli dello yaw, quindi della rotazione sul suo asse, lui proseguirà non per la linea retta che abbiamo deciso, ma per la linea della direzione in backward che abbiamo impostato, quindi farà effettivamente delle rotazioni. A mio parere la migliore di queste tre impostazioni del tap fly è proprio, lo fermo nel frattempo, è proprio la terza impostazione, ovvero l'impostazione free che abbiamo visto prima. Spero vi sia piaciuta anche la spiegazione di quest'altra impostazione dedicata al tap fly e ci vediamo con il prossimo video per i prossimi multiple flight mode. Un saluto a tutti, ciao!